Giornalisti europei sono stati aggrediti in Inguscezia. Il minibus sul quale viaggiavano è stato bloccato e poi dato alle fiamme, mentre i reporter sono stati trascinati fuori e picchiati. Un norvegese e uno svedese sono finiti in ospedale. I giornalisti stavano andando in Cecenia per una visita organizzata dal Comitato contro la tortura, durante la quale avrebbero dovuto incontrare vittime di violazione dei diritti umani. Poco dopo, gli uffici dell'ONG a Karabulak, in Inguscezia, sono stati presi di mira da uomini armati che hanno compiuto atti di vandalismo, come mostrano le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nel giugno scorso il Comitato contro la tortura aveva lamentato una spedizione punitiva che aveva devastato la propria sede di Grozny e attacchi contro le auto dei suoi militanti. La Cecenia, governata dal filo russo Ramzan Kadyrov, è spesso accusata di violazione dei diritti umani e diverse persone che l'avevano denunciata anche al di fuori dei suoi confini sono state uccise. Tra loro la giornalista Anna Politkovskaya e la rappresentante dell'ONG Memorial, Natalia Estemirova.